Cat Stick. Lo snack di carne per gatti in tanti gusti diversi. Da Vitacraft. Emma Villas. Ville e casali con piscina privata in affitto nelle location più esclusive d'Italia. Facile, grazie al nostro sito e a professionisti pronti ad assistervi e ad offrirvi servizi su misura. Buongiorno Emma Villas, come posso esserle utile? E se siete proprietari, affidate la vostra struttura ai nostri agenti presenti in tutte le regioni. Emma Villas, la tua vacanza da sogno in Italia. Ben ritrovati a tutti per il terzo appuntamento con Golfmania. Siamo in una location davvero speciale. Siamo infatti al Golf Club Arzaga. Siamo arrivati con un'auto elettrica perché, insomma, il golf è uno sport assolutamente ecologico. Vivremo una giornata speciale con i maestri che ci insegneranno a migliorare il nostro gioco e con un campione di pallavolo che invece per la prima volta si cimenterà nel golf. Tra poco scoprirete chi è. Siamo pronti per partire? Via! Questo è un paradiso ed è aperto a tutti quanti e ci piace pensare che sia aperto ai golfisti e ai non ancora golfisti. Siamo ad Arzaga Golf Club e in una delle piccole parti dei nostri 144 ettari è la buca 1 del Gary Player, il campo 9 buche, quindi disegnato da Gary Player, e poi abbiamo 18 buche disegnate da Jack Nicklaus, due delle grandi leggende del golf. Sono entrambi percorsi adatti ad ogni tipo di golfista e ad ogni tipo di difficoltà. Il Gary Player in particolare è anche un family course US Kids, siamo certificati con un'academy US Kids, quindi il metodo americano per il gioco dei più piccoli insieme alla famiglia, e quindi è un campo con misure adatte anche ai più piccolini, dai 6 anni fino ai 14, e possono giocare con i genitori da partenze più vicine al green. Abbiamo anche uno dei più completi campi pratica d'Italia. È completo di gioco lungo, postazioni quindi coperte, postazioni scoperte in erba, e un'area di pitch and putt, un'area di chipping green, il putting green, e anche 3 buche di pitch and putt, appunto per il gioco corto sui 50 metri. Questo ci permette di aprirci sempre di più a neofiti e quindi a persone che si vogliono avvicinare al gioco del golf. Abbiamo diversi pacchetti per i primi giocatori che ad un costo veramente basso, quindi con 109 euro si può cominciare ad approcciarsi al gioco del golf. Il campo Jack Nicklaus è particolare per la sua ampiezza, quindi sono fairway molto larghi che lasciano appunto spazio anche di eventuali errori o comunque più divertenti per i giocatori alle prime armi. Arzaga è facilmente raggiungibile, siamo solo a un'ora da Milano e a mezz'ora da Verona, vicinissimi a Brescia e vicinissimi al Lago di Garda e a Desenzano del Garda. Nel 2018, quindi l'anno scorso, Arzaga ha compiuto 20 anni, è stato il nostro 20° compleanno e sono stati 20 anni sicuramente di soddisfazioni e di crescita. Alle mie spalle si vede l'accoglienza, il Caddy Master e l'ingresso alla clubhouse. All'interno si trova la segreteria e un fornitissimo pro shop, nonché il bar e il ristorante dove
Nella stagione estiva è possibile pranzare o bere un aperitivo sulla terrazza al tramonto con vista sul green. Allora, cin! Cin cin! Ed eccolo qui il nostro campione di pallavolo che abbiamo portato ad Arzaga, Alberto Cisolla, 197 presenze in nazionale, di cui è stato lungo anche capitano, vice campione olimpico ad Atene, campione d'Europa nel 2005 a Roma, miglior giocatore d'Europa, perciò non uno qualunque, 7 scudetti, 4 Coppa Italia, 3 Champions League, mi fermo qui, sennò vado avanti fino a domani mattina a dire tutto quello che hai vinto, Ciso, ma guarda che meraviglia di posto dove ti ho portato. Vorrei sapere subito, Cisolla e il golf, cosa c'è in questo rapporto? Ah, è un rapporto che è iniziato grazie a te oggi e ti ringrazio perché al di là di tutto mi hai portato in un posto fantastico. Mi hai messo nelle mani di professionisti subito dei massimi livelli come te fai di solito. Tutto quello che hai elencato tu oggi si azzera perché non conta assolutamente niente, però è stata una bellissima esperienza, ma non si finisce mai di imparare qui in questi campi, inizio proprio da zero, anzi un po' prima. E allora adesso andiamo a vedere come si comporta Alberto Cisolla sul green, perché la lezione che farai sarà sul? Sul pat. Sul pat, avevi mai sentito nominare la parola pat prima? L'avevo sentito qua e là, adesso ho capito come funziona, però dai, c'è da divertirsi, mettiamola così. Allora adesso andiamo a vedere come si comporta Cisolla sul pat. Prima però stai attento, perché Nicola Zappa ci insegna anche cos'è il gioco corto. Per te la prossima lezione con Nicola, eh? Io sono aperto a tutto. Nicola ormai è il mio maestro, lo chiamo già coach, seguo solo lui. Devi solo stare attento al fatto di non diventare golf maniaco, perché poi sai, c'è solo il golf, È difficile, tu me lo insegni, però ci provo, non so se ci riesco. Allora, andiamo a sentire Nicola Zappa, poi torneremo qui ad Arzaga con il nostro Alberto Cisolla. Siamo con Carlo oggi, che ringrazio di essere qui, che ci darà assistenza per quanto riguarda il colpo che andremo a vedere oggi. Abbiamo tirato il drive, il primo colpo dall'area di partenza al golf di Lecco, abbiamo giocato il secondo colpo d'avvicinamento al golf di Vigevano, non avendo raggiunto direttamente il green, ci rimane che giocare un colpo d'approccio oggi. Ci troviamo qui nella splendida cornice del golf di Arzaga, siamo nell'area chipping e con Carlo cercheremo di capire come fare per scegliere il colpo migliore e cosa fare per scegliere il ferro migliore. La prima informazione, Carlo, di cui abbiamo bisogno per poter decidere qual è il colpo migliore per questa situazione è la distanza che c'è tra la palla e dove inizia il green, in quanto questa informazione determina quale sarà il tipo di colpo che andremo ad eseguire. Ti do un parametro che potrebbe servirti poi anche in futuro. 15 passi dall'inizio del green è la distanza massima all'interno del quale noi decidiamo di fare un colpettino d'approccio a correre. Oltre i 15 passi, quando ti trovi a 20, 25, 30 passi dall'inizio del green, sei troppo lontano per far rotolare la palla, quindi è consigliabile arrivare di volo. Abbiamo misurato 9 sono i passi dalla pallina all'inizio del green, mentre Carlo, la seconda informazione di cui abbiamo bisogno per decidere quale sarà il ferro da usare è la distanza che c'è tra l'inizio del green e dove è posizionata la buca. 11 sono i passi che separano l'inizio del green dalla buca, quindi a questo punto il mio suggerimento è: eseguirei un chip, quindi un colpettino a correre, in quanto la distanza da volare è minima. Tu con che ferro giocheresti il colpo, sapendo che devi far rotolare la palla di 10-11 passi circa? Io direi un 50 gradi. 50 gradi? Perfetto. Ti invito a prendere il 50 gradi nella tua sacca. A questo punto, Carlo, mi raccomando, entra sempre sulla palla con le idee ben chiare. Hai già scelto che tipo di colpo farai, hai scelto che tipo di bastone utilizzerai, ti suggerisco una routine molto semplice. 2 prove, un bel respiro, butta tutta l'aria fuori ed esegui il colpo.
Molto bene Carlo, il risultato che hai ottenuto è stato ottimale, quindi mi complimento con te perché hai scelto il colpo giusto, il bastone giusto, al momento giusto. Grazie. Grazie a te. Davvero preziosissime queste indicazioni tecniche per tutti voi, che ringrazio per l'affetto e la simpatia che ci state riservando. Se vi siete persi una puntata di Golfmania, potete seguirla sul nostro canale YouTube. E ora ci spostiamo sulla buca 1 del circuito Gary Player qui ad Arzaga. Ci illustra come affrontarla tatticamente il maestro Renato De Rosa. Seguite con attenzione. Buca 1, siamo ad Arzaga, percorso Gary Player, questo par 4 di 330 metri, è un bellissimo dogleg che gira verso destra con presenti nella buca due ostacoli di sabbia sul lato destro e un fuorilimite sul lato sinistro. La buca si può giocare in due modi, il primo è quello di tirare un colpo verso il centro del fairway per poi attaccare il green con il secondo, o altrimenti i giocatori più lunghi possono addirittura provare con un drive dalla partenza per tirare direttamente verso il green. Io questa buca la gioco usando il drive, rischiando, prendendo qualche rischio in più e tirando direttamente verso il green. È stato sicuramente un buon drive, siamo circa in centro ferro a 40 metri dalla bandiera, adesso cercherò di eseguire un colpo di approccio con un 58 gradi in modo da metterla più vicina possibile alla bandiera. Un buon secondo colpo, leggermente a destra dell'asta, circa 3-4 metri dalla bandiera, e a proposito dell'asta io preferisco ancora levarla, adesso sapete che si può anche tenere dentro. Dovrebbe essere un putt sicuramente in salita, in leggera pendenza, da destra verso sinistra, adesso proviamo a concludere la buca con il birdie. E questo è un bel birdie. Ed ora ci siamo spostati sul luogo magico con il nostro campione di pallavolo Alberto Cisolla. Siamo sul putting green. A proposito, se volete seguire tutte le news di pallavolo, andate ogni giorno su dallarivolley.com. Ma torniamo al golf. Qui, caro Ciso, si decidono quasi sempre le sorti di un golfista, perché se patti bene e giochi discretamente fai buoni score, se patti male addio sogni di gloria. Tu hai mai pattato? No, non ho mai pattato. Ma insomma, però hai lo fisico, ammetto. Hai il fisico, per so vuol dire. Diciamo che chi è comunque fisicamente come Cisolla un po' facilitato nell'approcciare il gioco lo è. Cosa ti aspetti? Cos'è il nel tuo immaginario cos'è il golf, Ciso? Ma mi aspetto un gioco molto molto tecnico, e già lì comincio ad aver paura, perché rimettersi a parlare di un po', la pallavolo è molto tecnica, e mi ricordo ore e ore di esercizi, le gambe, gli angoli, e qua mi sembra che siamo su quell'andazzo, se non molto peggio. Poi piccoli spostamenti di un millimetro
a lungo andare creano metri e metri di errori, quindi da quel punto di vista lì credo che la concentrazione diventi fondamentale, ripetere il gesto. Però insomma, siamo qui per provare, ci sono i maestri apposta, proviamo. Allora qui avete capito che insomma la mentalità del campione affiora sempre. Hai detto bene, insomma, il golf è uno sport bellissimo, ma anche molto complicato dal punto di vista e biomeccanico e tecnico. Allora, adesso sei pronto? Prima lezione di Alberto Cisolla sul putt. Ti abbiamo affidato niente po' di meno che a Nicola Zappa. Sei in ottime mani. Beh, lì è una garanzia. Allora, andiamo a vedere come si comporta il Ciso, che quando gioca a pallavolo è un fenomeno, su un green. Insomma, siamo veramente curiosi di vederlo. Siamo nella splendida cornice del Golf Club di Arzaga. Con noi oggi un ospite d'eccezione, Alberto Cisolla, che ringrazio di essere qui. La lezione che volevo presentarvi oggi è una lezione di putt. Ci troviamo sul putting green. Alberto è assolutamente neofita, mi confermi, non ha mai impugnato una mazza prima di oggi. E quindi spiegherò ad Alberto i fondamentali di questo colpo. Quindi tutta la sequenza di movimenti per prendere l'impugnatura corretta, la posizione nella maniera corretta, per cominciare a prendere confidenza con il movimento corretto e poi eseguiremo anche una sequenza di putt. Alberto, cominciamo dall'impugnatura, che è la prima cosa, la mano sinistra che viene posizionata esattamente sul palmo con il pollice che rimane appoggiato sul lato piatto, mentre l'indice viene appoggiato sulla parte laterale. A questo punto l'indice si allarga leggermente per far posto alle tre dita che si incastrano esattamente sotto e la mano destra chiude in modo tale da formare un tutt'uno e avere la garanzia che questa impugnatura permetta il massimo del controllo sull'attrezzo ed anche assolutamente eviti, inibisca il più possibile qualsiasi tipo di movimento delle mani e dei polsi. Alberto, fase 2, dopo aver impugnato il bastone passiamo alla sequenza di movimenti per prendere la giusta posizione, cominciando dai piedi che devi portare ad una larghezza che corrisponde più o meno alla larghezza delle tue spalle nella parte interna. Le braccia distese di fronte al corpo formano un triangolo perfetto con le tue spalle. A questo punto, spingendo indietro il bacino, crei l'angolo principale, lasci che le braccia naturalmente caschino verso il basso e per ultimo pieghi leggermente le ginocchia quanto basta per rilassare la muscolatura della parte posteriore. Il movimento del putt è un movimento abbastanza semplice e nasce da un'oscillazione delle spalle cercando di rispettare un paio di regolette. Il primo esercizio che ti suggerisco di fare è quello di prendere confidenza con il movimento e quindi faremo dei movimenti a vuoto, senza pallina, immaginando una quantità di swing predefinita e questo è lo step 1 che ti dà la possibilità di prendere confidenza con l'oscillazione giusta, col movimento giusto. A questo punto posizioniamo il putt senza pallina ed esegui una sequenza di movimenti a vuoto cercando di concentrarti solamente sull'eseguire correttamente il movimento che deve iniziare e finire più o meno alla stessa altezza. Perfetto. Se sei d'accordo, direi che sei già pronto per eseguire il primo putt. Speriamo. Vediamo, via, ripartiamo insieme. Impugnatura, mano sinistra. Infilo la destra, perfetto. Vado a posizionare i piedi, creo l'angolo principale e lascio che il bastone si appoggi esattamente dietro la palla. Ok, a questo punto non stiamo ancora tirando verso nessuna buca. Ci concentriamo principalmente sull'esecuzione del movimento corretto. A questo punto, Alberto, siamo pronti per eseguire il primo putt. Partendo dalla procedura corretta, prima l'impugnatura, poi allinei il tuo putt e sistemi bene i piedi. Un'ultima occhiata alla buca e quando gli occhi rientrano sulla palla sei pronto per eseguire il colpo. Beh, direi che per essere il primo non è male. Ci riproviamo? Stessa procedura, bravissimo, allinea prima il putt, ecco, benissimo. Ultima occhiata prima di partire. E andiamo! Beh, Alberto, complimenti perché direi che al terzo tentativo sei riuscito a centrare la buca e questa è la prova
e se sei un fenomeno a pallavolo puoi diventare anche un fenomeno nel golf. Grazie. Ti aspettiamo, Golf Mania. Ma che bravo Cisolla! Cioè, noi che sono anni e anni che stiamo qua sul green e non abbiamo ancora capito come si patta, come hai fatto Ciso? Non lo so, dicono la fortuna del principiante. Ah, è questo, non bisogna pensare? Un po' di incoscienza ci vuole. Cioè, hai imbucato, c'è cioè un pat non facile. Cioè, ti sei divertito Ciso? Però non dire quanti tentativi abbiamo fatto. No, questo non si dice, hai imbucato al terzo tentativo. Bravo, okay, sei divertito? Mi sono divertito un sacco, ringrazio il coach, perché ormai lo chiamo coach, dei preziosi consigli e della pazienza, però è stato molto molto divertente. Stai diventando golf manico, senti qualcosa che arde dentro? Sento qualcosa, si è accesa la fiamma, vedremo. Allora, devo dire che Cisolla, la pallavolista la conoscete, aggiungo io, tennista, è bravissimo, una certa predisposizione all'attività sportiva agonistica ce l'ha, se vieni qua però ti dico che il golf ti prende molto, Proviamo, dai, ci provo, proverò a non arrabbiarmi e ad ascoltare i consigli preziosi, ma so che sarà impossibile. So però, che ad Arzaga ti aspettano. Perciò, volentierissimo, sei anche vicino. Quindi, sei benvenuto, sei benvenuto. Allora, grazie. Io ringrazio moltissimo Alberto Cisolla. No, una curiosità, come va la spalla? Sei in pallavolisti? Allora, la spalla ha tenuto botto, ho avuto qualche problemino ultimamente al polpaccio, però la spalla funziona ancora bene. Perché giochi ancora? A 40 e passa anni. Sì, dai, fino a che c'è la passione, come mi insegni tu, si va avanti. Ecco, hai visto Tiger, dopo 14 anni ha rivinto l'Augusta, Molinari quinto, insomma, come si fa a giocare fino a 40 anni con la voglia? Vuole passione, divertimento? Voglia, passione, tanto impegno, perché magari concedo qualche cosa alla tecnica, però dal punto di vista fisico lavoro il doppio di prima. Qualche piccolo sacrificio c'è ancora, però quando c'è la passione, il divertimento, la carta d'identità non conta. Alberto Cisolla, veramente vi assicuro, lo conosco da tanti anni, un numero uno. Grazie Ciso, grazie, è stato un piacere averti con noi quest'oggi qui ad Arzaga. Abbiamo parlato di spalla e adesso andiamo al centro diagnostico italiano per qualche consiglio che riguarda questa articolazione, devo dire, molto importante per i pallavolisti, ma anche molto importante per i golfisti. Nel golfista il problema alla spalla si verifica perché il golfista approccia il suo atto sportivo senza un'idonea preparazione muscolare o perché eccede nel suo atto sportivo senza questa idonea preparazione, portando all'usura delle strutture miotendinee della spalla. Si cura per prima cosa facendo un'idonea diagnosi. Bisogna per forza che il golfista si rechi presso uno specialista ortopedico per effettuare le indagini necessarie, radiografia, ecografia, risonanza magnetica, perché senza una diagnosi precisa non si ha un'idonea terapia. La diagnosi può andare da una semplice infiammazione a una rottura, quindi la terapia può andare da un semplice trattamento farmacologico abbinato più o meno a una terapia fisioterapica a una terapia fisioterapica, addirittura un intervento chirurgico. Ora, gli esercizi specifici per poter rinforzare questa muscolatura sono esercizi che possono venire eseguiti o con elastici oppure anche con dei macchinari che noi abbiamo a disposizione, anche eventualmente con dei piccoli pesetti o inizialmente semplicemente a corpo libero. Quello che facciamo nello specifico è praticamente quello di andare ad abdurre la scapola, cercare di abbassarla per evitare schemi motori che possono influenzare troppo la parte alta, quindi il trapezio, e tenere lungo questi muscoli in tensione, perché sono muscoli della statica che sono soggetti praticamente a lunghe tensioni e bassi carichi. Questi sono esercizi che si possono fare tranquillamente proprio a casa oppure in campo da golf prima di cominciare una partita. Questo praticamente è un esercizio molto importante, è a scopo preventivo sicuramente, ma è a scopo anche allenante, perché, ripeto, mima un pochettino quello che è il gesto specifico. Può essere anche un lavoro di riscaldamento che può venire fatto prima di una partita e serve sicuramente a predisporre positivamente il golfista ad eseguire una buona partita senza cercando quantomeno di avere il minimo rischio di infortuni. Per evitare che si arrivi a questo tipo di degenerazione tendinea, miotendinea, il consiglio maggiore è quello di avere un'idonea muscolatura del cingolo scapolare, quindi della muscolatura dei muscoli della spalla, dei muscoli rotatori.
Grazie per essere stati in nostra compagnia e ricordate di seguirci sui nostri social. Buon golf e buona Pasqua a tutti. Ciao! Emma Villas. Ville e casali con piscina privata in affitto nelle location più esclusive d'Italia. Facile, grazie al nostro sito e a professionisti pronti ad assistervi e ad offrirvi servizi su misura. Buongiorno Emma Villas, come posso esserle utile? E se siete proprietari, affidate la vostra struttura ai nostri agenti presenti in tutte le regioni. Emma Villas, la tua vacanza da sogno in Italia. Beef Stick, lo snack di carne per cani in 20 varianti. Da Vitac.